voi dissero tra di loro: noi non facciamo bene, questo è il giorno di buone notizie e noi tacciamo. Secondo libro dei Re, capitolo 7, verso 9. Quali sono le notizie? Il giorno comincia e frettolosamente si ascoltano le notizie bevendo il caffè. Per quasi tutte le persone, la vita attuale non sarebbe possibile se non fossero tenute al corrente degli avvenimenti, siano essi grandi o piccoli. Secondo il mestiere che si esercita, si ha anche bisogno di conoscere il tempo che farà, i corsi monetari del giorno, le misure concernenti la circolazione, il rifornimento dei viveri, le guerre, le leggi nuove e tutto ciò che è indispensabile sapere. Ma al di là dei bisogni di informazione, siamo quasi tutti caratterizzati dalla curiosità naturale che è sempre a caccia di ciò che si pensa. Ora, i detentori delle notizie più felici ed importanti non sono certamente i giornalisti, ma sicuramente i credenti. Dio fa di loro i portatori dei suoi messaggi. Eppure, quante volte dovremmo rimproverarci di nasconderli? Quando apriamo un giornale o accendiamo il nostro device, dovremmo chiederci: questo strumento sta per raccontarmi qualcosa del mondo che passa, ma io devo far conoscere le cose concernenti la vita eterna. Sta per parlarmi dei fatti e dei gesti compiuti da persone che non fanno altro che soggiornare sulla terra e poi passare. Io invece ho il dovere di annunciare le virtù di colui che può condurre uomini e donne dalle tenebre alla sua meravigliosa luce, come scritto nella prima lettera di Pietro al capitolo 2 al verso 9. E invece di abbandonarci tante volte a chiacchiere inutili, intratteniamoci più sovente su notizie sempre fresche e pure della grazia di Dio, che fanno sicuramente bene al cuore e allo spirito.